Ciao ragazzi, siamo a Dubai e Daniel ha scelto il suo regalo definitivo da portare a casa. Ora vediamo cos'è. Che ne pensi, Cactus? Daniel ha fatto una bella scelta? Eccolo qua. Mio bambino. Ti ha anche dato dei regalini, vediamo cosa sono. Sono dei sottobicchieri della festa Pokémon e uno di Solgaleo. Ok, che bello. Vai, metti dentro. Vediamo. E poi ragazzi ci rivediamo all'unboxing con Daniel di questo super set Pokémon. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con Daniel per un aperitivo gamer e per un unboxing a tema Pokémon. Questo super set che Daniel ha preso a Dubai e che non vede l'ora di aprire. Da sì. Quant'è che mi stai stressando per aprire questo set? Da appena l'ho comprato. Sì, però abbiamo detto torniamo a casa perché altrimenti se lo apriamo qui dopo magari perdi qualche carta, rimani a Dubai e non la riprendi più. Adesso siamo tornati e lo apriremo insieme a voi perché in questo set speriamo ci siano delle carte particolari, rare. Però per caricarci un attimo qui abbiamo preparato anche una merenda, un aperitivo, diciamo così, perché insieme a questo set sono stati così gentili da regalarci anche questi sottobicchieri veramente carini che quindi adesso proviamo. Non è che siano da provare perché sono dei sottobicchieri. Qui però c'è un sottobicchiere di Solgaleo e qua c'è anche uno tema 25 anni di Pokémon. Sì, con la sagoma di Pikachu. E allora dai, su, facciamoci questo aperitivo e poi spacchettiamo. Diamo un pochino di Coca-Cola. Ok, e quanta te ne metti? Guarda che questa è una tazzona. Da gamer, tra l'altro, con il controller. Ecco qua, vai. Andiamo all'assaggio. Bene, ci vediamo dopo lo snack. Abbiamo finito, via, togliere tutto. Ok, allora i sottobicchieri funzionano, hanno retto benissimo la lattina di Coca-Cola e la tazza. 10 su 10. Perfetto, ok, non avevamo dubbi, comunque togliamolo e via. Lo spacchettamento Pokémon. Abbiamo solo tolto la plastica, però già si vede che adesso è più brillante, guarda. Vediamolo bene. Oh, ecco, già l'ho rotto. Qui c'è Charizard più un altro drago Reshiram, che non conosco. Reshiram. C'è okay. Anche scritto qua. Ah, sì, hai ragione. Reshiram e Premium Collection. Dai, apri! Che aspetti? Ecco, rompe. Ma non devi aprirlo di lato. Daniel usa spacca scatola. È super efficace. E ora eccolo. Guarda. Ma quella carta gigante è per questa qua gigante. In realtà la carta gigante è inutile, è solamente per collezione, è una cosa omaggio. Aspetta che qui è rimasta la card rara, sì, stai attento se no la butti. Ecco. Ok, eccola qui. È la prima volta che tengo in mano una carta gold che sia mia. Vediamola un po', che poi sono in inglese queste carte, ovviamente perché le abbiamo prese a Dubai, ma questo video sarà la dimostrazione, la prova inconfutabile che sono originali, nel caso qualcuno ti dovesse dire no, queste non sono originali. Perché sì, perché succede delle volte che io voglio fare tipo degli scambi con i miei amici con una carta inglese e loro mi dicono falsa, perché maggior parte delle carte false sono stampate in inglese. Ecco, invece in questo caso sono super originali. Però tu non la scambiare questa, dai, che è anche no, un ricordo. No, questa qua è bellissima, soprattutto è anche promozionale. Ok, vai. Okay, questa ora mega cartona, questa ci facciamo un quadro? Che ci facciamo? Sì, io c'ho un quadro su che poi dopo la abbino alle altre due carte giganti che ho. E adesso i pacchetti. Abbiamo 10 pacchetti e sono tutti diversi, quindi avremo un sacco di cose a sbizzarrirci. Proviamo il primo. Apri. Questo qua è il primo pacchetto, quindi vediamo qua se siamo fortunati. Ok, vediamo. Energia del... Oh mio Dio! Cos'è? È un liner Okami Max! Cosa? E che vuol dire? È una carta rarissima! Rarissima? Sì, io non ho mai avuto una V-Max! Questo qua è il primo pacchetto assurdo! Ma dai, ma allora sei stato fortunato? Sì, vuol dire che la fortuna sarà dalla mia parte. Ma fammela vedere però, che cosa ha di speciale questa carta? Che è un cane. È un cane. In più che c'è scritto che è V-Max, è bellissimo. Dai, allora siamo partiti bene, ok.
E poi il resto dei Pokémon, qua ne abbiamo una olografica. Ok, allora qui mettiamo da parte le tue preferite, ok? Sì. Adesso ingrottiamo le dita anche su questo. Vediamo. Aspetta, facciamo una cosa. Tu tieni da parte le tue preferite. Io tengo da parte le mie preferite. Ne scelgo una da ogni pacchetto. E poi alla fine facciamo vedere le tue preferite e le mie preferite. Andiamo ad aprire. Abbiamo trovato una reverse olografica di Entei. Molto bella. E poi qua abbiamo le ultime. Oh, guarda qua che carino. Ok, la tua preferita, prendila. La mia preferita è stata Entei, è troppo carina. Andiamo con il quarto pacchetto, che è di Chilling Rain. Andiamo ad aprire. Incrociamo le dita. Heracross, un Gropius. Andiamo un pochino su tutti questi normali. E questa qua è la più rara del pacchetto. Oh, che carino. Shymin. Che carino. Carino e olografico. Sì, e questo invece, che sembra super cattivo, in realtà non è speciale. No, questa qua è però reverse. È olografica. È, sì, reverse, è reverse olografica. Adesso ho capito. È davvero... termine. Anche questo è davvero bello. Poi abbiamo energia e gli ultimi... E le ultime carte. Ok, scegli la tua preferita. La mia preferita è stata Brookage. Bellissimo. Ora andiamo con l'ultimo pacchetto di questa fila, che sono quattro. Ah, c'era anche un'altra per il codice digitale. Ah, grazie. E ora via, andiamo ad aprire. Dai, dai. Ok, abbiamo un pochino di delle prime carte. E ora qui dietro un Seviper. Questa qua è la carta più rara. Questa qua è strana, cioè la Pokémon Tool, che non cos'è? Ho mai visto uno. Io ho già individuato la mia preferita, questa specie di scoiattolo che corre. Ok, e allora io scelgo il serpente, Seviper. E ora ci rimangono gli ultimi 5. Ok, finora che ne dici, ne è valsa la pena? Sì, finora ne è valsa davvero la pena. I pacchetti sono peggio di una cassaforte da aprire. Non vogliono farti vedere che Pokémon ci sono. Speriamo che l'unboxing di questo pacchetto sia stato... Che i tuoi sforzi siano ripagati. Sì. Ok. Girale un po' verso di me, così le vedo anch'io. Abbiamo un Glareon. Non so chi sia. Ma questo sembri tu, guardalo, eccolo. Bello seduto, col suo snack. Vabbè, poi... Ok, Porygon. Ma li giri da parte mia. Un Heracross. Un Sobol. Ok. Un altro Grookey. Mi piace questo. E la più rara è un Passimian. Cioè, questo qua sono proprio io. Hai ragione, hai ragione. Poi qua abbiamo un'energia. Un cimitero. Bello. Vecchio. Però. Vecchio cimitero, ok. La più bella è stata questa. Ok, no, secondo me invece la più bella è stata questo, perché guardate quanto è carino e poi ha tutte queste cose da mangiare. E quindi io ti faccio entrare nella mia collezione. Vieni, vieni, vieni vicino ai tuoi amici. Ok, vai, okay. Ultimi 4. Ok, Casform, Sfial, Athena, Rockruff, ok, oh mio Dio, un Celebi Vimax! Che? Un Celebi Vimax! Questo qua è un Pokémon leggendario nei giochi e ne abbiamo trovato uno Vimax! Questo qua, wow, è uno tra i miei Pokémon preferiti! Due Vimax! Due Vimax! Non ci credo! Ma non capisco neanche come si guarda sto Pokémon, qual è la faccia? Ah, eccola! Ok, è messo di profilo. Dai, bella poi l'illustrazione. Cavolo, veramente questa qua è stata la mia preferita subito, mettiamola qua. Senza dubbi. Poi, un'energia, un Ledian, un Peonia e... Oni, ecco. Ok. Oni. Ok, quindi questo pacchetto è stato un successo. Vediamo chi avrà la fortuna di entrare nella mia squadra Pokémon. Cioè, il nome anche, già lo dici. Rockruff, ma quanto è carino! Basta, ti adotto. Sei adottato. Ok, abbiamo vai. Ultimi 3 pacchetti. Per favore, incrociamo le dita che troviamo anche una carta come questa. Sì, vabbè, Daniela, te vuoi trovare in continuazione carte rare, non ti accontenti mai. Uno Snover, un Beatles, un Gastly, Coughing, Delibird e Justified. Wow! Che cos'è? Great Boy! Olografico. Perché ridi? Boh.
Boh, perché avevo fatto wow, come se fosse una carta forte di un carretto. Vabbè, magari è forte, è la sua è l'evoluzione di qualcosa. Ok, energia, un altro allenatore Meloni e un Whirly piede. Ok, va bene. Questa qua è la carta. Vediamo se qui c'è qualcuno che è degno di entrare nella mia collezione. No, questo coso brutto non lo voglio. Ah, eccolo, questo è carino. Mi piace, sì. Dai, hai vinto tu. Aspetta, però anche questo qui è carino. Questo invece, qua dietro. Sì, è molto carino, però la foto non mi piace, è troppo da lontano. La foto poi, come se fosse una foto. Vabbè, comunque scelgo questo. Ok, vai. Ok, andiamo, questo qua è il pacchetto con il mio Pokémon preferito, quello là con cui ci abbiamo appena trovato anche la VMAX. Ah, ecco, dai, allora okay. Porterà fortuna. Sì, speriamo che il mio Pokémon mi riservi le migliori carte. Una Banette e qui dietro abbiamo la carta del mazzo che è un Glarian Perscare. Ma che nome gli danno? Non lo so. Possono chiamare, che ne so, Pippo, sì. E Gianni. Dei nomi normali, no, dei Perscare. No, questo si chiama Gianni. Ok, Gianni. Ok, Gianni, un'energia. Un Terrotorn. Ma quello che è quella cosa? Un Telescopic Sight. Sembra una cosa di Topolino. E questo? E questo? Un Pincurcid. Ma sono stranissimi. Ma scusate, ma quando ero piccola io che c'erano i Pokémon, ce n'erano 150. Già mi sembravano troppi, no? E avevano dei nomi abbastanza normali. Ora hanno superato i 360, saranno anche sì, mille. Ma poi tra tutti quelli che hai trovato non ce n'è neanche uno di quelli che c'erano quando ero piccola io, insomma. Sono stati completamente rimpiazzati da questi cosi, quest'occhio meccanico. Sì, di solito tu ai tuoi tempi trovavi Charizard, i Charmeleon, quelli ecco. Normalissimi con anche Pikachu, Bulbasaur. Sì. Oh, bellissimi, anche con dei nomi bellissimi. Verrotorn! Vabbè, torno dalla mia parte. Ok, adottiamo due Pokémon per i nostri mazzi. Ok, allora, il più forte per me è questo qua, il Perscare. Ok, Gianni praticamente. E vediamo un po' chi viene da me. Ma questo che è fatto di stoffa? Sì, questo invece è Pisca, Tosca. Sì, questo è lo strumentopolo misterioso. Sì. Va bene, io prendo il cavallino Blizzle, dai, c'è anche un nome un po' normale. Vai. Ok, abbiamo l'ultimo pacchetto, apriamo e vediamo se l'ultimo pacchetto è quello fortunato. Beh, quello comunque donato. Due fortunati li hai trovati, eh. Ok. Terrakion, che è reverse olografica. Questa qua è la carta più forte del mazzo. Electros. Sì, Electros. Vabbè, sì. E poi abbiamo una vasca a bagno che mamma tenerebbe. E poi c'è l'idromassaggio, aspetta, se no non mi interessa. E poi qua abbiamo un'energia acqua. Wash Energy, questa non l'ho mai vista. Questa manco io. Ma che? Dice Special Energy. Special Energy. Aspettiamo che Daniel Translate finisca la traduzione. Finché questa carta è attaccata a un Pokémon. Wow, questa qua è forte. Questa qua, finché è attaccata a un Pokémon di tipo acqua, gli fornisce energia di tipo acqua per ogni turno. Ah, quindi non la devi buttare? Sì, non la devi mai buttare, cioè questa qua proprio te le fornisce ogni turno. Questa qua è fortissima. Wow. Cioè, metti che non hai, che hai poche... carte energia. Sì, carte energia acqua. Usi quella e ti dura per un sacco di turni. Metti questa, ogni turno te ne mette una. In più anche per quelle là che le puoi scegliere, quelle a caso. Questa qua è anche molto utile. Dai, allora quella io la metterei tra le carte migliori. Sì, tra le carte migliori, però devo anche prendere il signore, che questo qua è molto forte. Ok, qua ce ne sono tante che mi piacciono, perché mi piace lui con questa espressione combattiva, questo piange, mi fa tenerezza. Poi anche lui. Mi piace questo, mi piace questo, vabbè adesso ci penso poi ve lo dico. Ok, prendo questo qua.
Bene, abbiamo finito questo unboxing, Daniel. Beh, io sono decisamente soddisfatto, soprattutto dalle nostre due scoperte di due VMAX. Ben due, non una. Cioè, passi da zero a due, in un sì, colpo solo. Non una, non due, non tre, ben due. Beh, tre erano meglio però, scusa. Sì, tre VMAX. No, sono due. Tre. Vabbè, sono due che sembrano tre. La terza VMAX è questa. No, però c'è anche questa energia che è speciale. Sì. Questa è ancora sì, più però, rara. Bene, Daniel è contento quindi del, sì, delle sono sue carte. Sono davvero contento. Però sono ancora più contenta io perché guardate la mia collezione di Pokémon carini. Il mio preferito è questo. Cioè, ma guardatelo quanto è carino, questo dovrebbe fare 50.000 miliardi di punti perché con la sua dolcezza fa arrendere tutti gli altri Pokémon appena lo vedono. Non hanno il coraggio di fargli un tuono shock, di fargli quelle mosse. No, loro avrebbero il coraggio di fargli un Max Edge da 190. No, gli fanno solo le coccole. Gli fanno le coccole, coccole. E poi si arrendono. Lui sai che mossa ha? Scratch. Cioè praticamente fa i grattini. Cioè ma guardalo quanto è dolce. Ma quanti danni fa? 10. Ma guarda, tutti questi che ho scelto fanno 10, 10. Per me quel cane è uno di quelle. Questo è un orsetto. Sì, un orsetto. Uno di quei Pokémon che poi dopo sembrano tutti pucciosi, si evolvono e diventano peggio di Lynarok. Infatti dopo voglio andare a cercare in cosa si evolve questo. Comunque lui sarà il mio preferito e Teddiursa, mi farò il mio mazzo di Pokémon cute e poi batterò Daniel a colpi di dolcezza. Piano piano vedrai che avrò perché la mia tecnica. Io uso un 190 di attacco. Sì, ma quella te la tolgo su, quelle te le tolgo subito. Ti faccio uno strumento. Ti faccio lo strumentopolo. Dov'è lo strumentopolo che te lo lancio contro? Vabbè, dopo eccolo qua. Ti faccio subito questo telescopio che ti vengo a vedere da vicino. Ecco, e poi trovo i tuoi punti deboli. Va bene, ragazzi. Allora, questo video con me e Daniel per oggi finisce qui, speriamo che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!